capite anche quanto per me questo sia motivo di orgoglio. Abbiamo pensato di iniziare questo momento dando per prima la parola a due giovani candidati alla loro prima esperienza amministrativa. Inizierà Andrea Manca e a seguire Antonio Sanna. Dopodiché prenderanno invece la parola Tiziana Uleri e Renzo Vargiu. Chiuderò poi io l'incontro citando alcuni punti salienti del programma amministrativo che abbiamo recapitato nelle vostre case. Vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, cari concittadini e amici. Io sono Andrea Manca, giovane studente universitario in giurisprudenza. Studi che mi pago sporcandomi le mani facendo l'allevatore. Sono cresciuto all'insegna dell'umiltà, dei sacrifici e benché in giovane età ho maturato tanto per l'incontro con la disabilità. Ma la disabilità cosa significa? Cosa rappresenta tale termine? Sofferenze, problemi, oneri. Io la definisco una risorsa ed è proprio l'esperienza personale maturata in questo settore e diretta, in quanto ho un fratello con un handicap, un grave handicap mentale, che mi ha permesso di essere conscio delle problematiche. Scusate. Che mi ha permesso di essere conscio delle problematiche. Che tale condivisione si svolge anche fuori dalle mura domestiche, tramite collaborazioni con l'ANPA Sardegna, l'Associazione Nazionale Persone Autistiche, tramite la partecipazione a concorsi poetici universitari con tema la disabilità e che mi hanno anche visto vincitore. E oltretutto, abitando in un comune che ospita una struttura come la Fondazione San Giovanni Battista, grazie alla quale abbiamo avuto un'influenza culturale volta alla sensibilizzazione verso le problematiche sociali e che, nostro malgrado, oggi versa in una situazione spiacevole che vede come responsabile una poco attenta politica a livello regionale. Per tutta questa serie di ragioni ho deciso di accettare l'invito fattomi dal nostro candidato sindaco Gianfilippo Secchi e di scendere in campo. Io sono un cittadino orgoglioso di appartenere ad un comune come quello di Ploaghe, che più di tutti ha destinato e destina risorse finanziarie ed investe sul sociale. Ne un esempio la partecipazione al PLUS, l'unione di 22 comuni, per garantire assistenza e sostentamento ai più deboli, agli anziani, ai disagiati e diversamente abili. Unione nella quale Ploaghe, rispetto ai comuni compartecipi, è quello che mette a disposizione la maggior quantità di fondi. Perché quando le aggregazioni tra enti propongono investimenti intelligenti volti a creare vantaggi ai cittadini, non ci tiriamo mai indietro, a differenza di come qualcuno in questi ultimi mesi ha provato a decantare attraverso un recapito di volantini riportanti notizie di dubbia veridicità. In particolare in questo momento di grave crisi noi non ci tireremo mai indietro di fronte alle problematiche sociali, ma le affronteremo a testa alta, dando soluzioni concrete, e non scapperemo cambiando casacche o colori politici, magari per mere ambizioni personali o opponendoci senza giustificazioni razionali, lasciando così sole le persone che ogni giorno ci mettono la faccia e si prodigano per il bene di tutti i ploaghesi. E quanto ha fatto la precedente amministrazione in questo settore non può che essere la miglior risposta a questo tipo di atteggiamento. Perché mentre a Sassari viene negata la possibilità di andare a scuola a 132 ragazzi disabili, il comune di Ploaghe ha garantito continua assistenza nelle strutture scolastiche, nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, aiutando i cittadini ed anticipando con propri fondi la legge 162, legge regionale per l'esecuzione dei piani personalizzati. In particolare mi sento in dovere di fare un applauso a tutti quegli operatori che, nonostante non percepiscano stipendio da qualche mese per vicende aberranti che vedono responsabile la Regione Sardegna,
ogni giorno si impegnano affinché non manchino mai i pasti e i servizi di prima necessità a chi più ne ha bisogno. Ed in tal senso l'amministrazione fornirà la massima collaborazione per raggiungere in tempi brevi una soluzione condivisa. Sono conscio che tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare e mi impegnerò affinché non venga distratto neanche mezzo centesimo da ciò che il bilancio comunale destina alle attività sociali, ma anzi, tenendo conto della realtà che viviamo, sarà mio compito cercare di incrementare e potenziare i servizi finora offerti, favorendo l'inclusione e la coesione sociale. Scusate un attimo. E cercheremo ad ogni modo di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini già vessati da una scellerata tassazione e che il nostro comune ha sempre contrastato. Nessuno deve sentirsi escluso per via della sua condizione sociale, fisica o mentale, perché siamo prima di tutto persone e se io dovessi mai scegliere tra assistere un anziano o tappare una buca in qualche strada, perché ci viene chiesto anche di optare tra queste scelte, io sceglierò di assistere un anziano e concludo chiedendo il vostro supporto, votando la lista Insieme per Ploaghe, perché solo insieme potremo vincere questa battaglia. Grazie a tutti. Intanto buonasera, io sono Antonio Sandi. Io ho sempre collaborato a Ploaghe e fuori a iniziative culturali di qualsiasi natura. Ho quindi ritenuto opportuno accettare l'invito di persone che hanno visto in me capacità e potenzialità, perché con me comunque condividono l'orgoglio di essere ploaghesi. Io sono una persona molto legata alle tradizioni. Guardo indietro per andare avanti ancora più forte. Credo che noi dobbiamo vivere il nostro tempo orgogliosi, senza dimenticarsi mai di niente. A Ploaghe credo che abbiamo bisogno di volontà e iniziativa. È importante avere un legame con la propria storia, con i luoghi dove si è sviluppata, ma non bisogna mai disinnamorarsi del proprio paese. Noi ci siamo disinnamorati di Ploaghe. Perché ci siamo disinnamorati? Perché abbiamo il vizio di incantarci ogni volta ad ogni iniziativa. Basta che l'abbiamo già fatta in un paese vicino. Poi non guardiamo mai se sia utile, se sia importante, se sia intelligente. Basta che si faccia. È una politica autolesionistica. Secondo me non funziona. Ecco. Ci vuole invece il coraggio di costruire iniziative che lasciano un segno positivo, anche per le prossime generazioni. E non per alimentare le campagne elettorali. Ci vuole più energia, più coraggio, più orgoglio. Queste sono qualità che io non vedo spesso in giro. Ho affrontato questa candidatura consapevole delle difficoltà che avrei trovato, perché ho deciso di appoggiare il programma di un'amministrazione uscente, che è sempre inevitabilmente soggetto a critiche. Perché con questa lista? Perché non è guidata da ideologie di partito o da chi cambia spesso casacca. E perché penso che in questo gruppo io abbia la possibilità di sviluppare più che negli altri gruppi le mie idee. Le altre liste parleranno di cambiamento, poi si cambia, poi si vota a pagina, ma anche gli altri sono sempre gli stessi. Io molte facce le ho già viste e che ricordo io non hanno fatto grandi cose. In questo gruppo invece io vedo crescita. La crescita è un cambiamento, ma con una continuità, con una consapevolezza, con un minimo di esperienza, per dire adesso andiamo avanti. Sono sicuro che si possono costruire piccole realtà, anche a costo zero, con pochi fondi. L'iniziativa Monumenti a Pezzi, ad esempio, che a me è piaciuta molto, ha dimostrato a tutti che con pochissime risorse e un pochettino di impegno si riaccendono gli animi. Con quello stesso spirito, con quello stesso entusiasmo, dobbiamo creare appuntamenti dedicati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio e della storia più o meno recente di Ploaghe.
Scusate un attimo. Tutti questi luoghi devono essere riportati al centro della nostra quotidianità. Li dobbiamo rivivere. A Ploia abbiamo architetture medievali, preistoriche, pitture rinascimentali. Abbiamo delle tradizioni religiose che ormai i centri vicini hanno perso e hanno rovinato per sempre. Poi tutti vogliono salvare i siti archeologici, ma nessuno ci è mai andato a fare una passeggiata. E ricordatevi una cosa, che un libro è di chi lo legge, non di chi lo compra e poi se lo appende nella libreria di casa. E poi questa idea. Poi questa idea che abbiamo, che il comune deve fare tutto. Il comune siamo noi, tutti insieme. Siamo noi cittadini che dobbiamo valorizzare il paese. E dobbiamo partire dalle piccole cose, secondo me. Abbiamo tanto a Ploia, ma non ce ne accorgiamo. E dobbiamo renderlo dinamico, però. Dobbiamo assorbire lo slancio culturale e le nuove potenzialità che sono offerte da una rete culturale e museale che è già presente in Sardegna. Noi dobbiamo solo prendervi parte. Dobbiamo trovare il nostro spazietto. Probabilmente dobbiamo avere semplicemente, questa è la mia opinione, aspettative più alte a Ploia. Dobbiamo mirare un po' più in alto. Io vedo un piccolo paese che potrebbe brillare di più. Questo vedo. Grazie. Cari concittadini, buonasera. Io sono una mamma e anche un'insegnante precaria. E mi sta quindi particolarmente a cuore l'argomento scuola. La scuola è un mondo che ci riguarda tutti da vicino, perché i nostri figli, i nostri nipoti si formeranno dal punto di vista educativo e didattico in una scuola che al momento è oggetto di riforme incomprensibili, che pare vogliano farci tornare a tempi antichi di triste memoria, quando i presidi avevano piena facoltà di scegliere gli insegnanti. Credo che questo sia l'aspetto più inquietante della riforma alla buona scuola, contro la quale hanno scioperato l'80% degli insegnanti italiani, riforma invece votata a favore alla Camera anche da deputati sardi, che sono stati invitati anche a Ploade durante questa campagna elettorale. È giusto che sappiate che questa amministrazione si è battuta a spada tratta per difendere la scuola di Ploade. Anche quando al momento degli accorpamenti qualche sindaco, fuori da ogni logica, mosso da ragioni personali e di partito, ha tentato di isolarla e ha remato contro questa amministrazione che si stava battendo per conservare l'autonomia della scuola. Mi dispiace molto. E ora parlo da ploaghese, più che da amministratrice, che chi oggi è candidato in prima linea nelle altre liste, al momento degli accorpamenti ha fatto un passo indietro, non ha alzato un dito, non si è battuto per la scuola di Ploaghe, ma ha preferito mettersi da parte. Mettersi da parte perché il partito stava andando in un'altra direzione e anzi ha aperto le porte proprio chi era andato apertamente contro la scuola di Ploaghe e addirittura ha votato a favore dell'improponibile riforma sulla scuola. Noi invece crediamo fortemente nelle ragioni dell'autonomia e abbiamo presentato il ricorso al TAR contro l'accorpamento con Perfugas. Il TAR dovrebbe pronunciarsi entro il mese di giugno rispetto appunto alla nostra richiesta dell'autonomia. Noi vogliamo che la scuola di Ploade abbia l'autonomia e l'importanza che merita nel territorio. Non possiamo accettare che diventi la succursale dei paesi limitrofi. Io credo che un futuro bravo sindaco debba mettere il suo paese al primo posto, battersi per la scuola e per l'autonomia scolastica, anche a costo di scontrarsi con i suoi compagni di partito. Le tavole rotonde tra sindaci
che danno l'idea ai cittadini di un'apertura verso l'esterno, molto spesso si rivelano solo un'illusione. Sono una forma di collaborazione che di solito viene meno nei momenti del bisogno. Prendiamo il caso di Codrongiano. L'amministrazione regionale, guidata dal PD, ha deciso di chiudere una scuola efficiente e non mi risulta che sia stata riunita nessuna tavola rotonda per venire in aiuto al paese. Il sindaco e la popolazione sono stati lasciati soli, abbandonati alla propria sorte. Ploaghe merita amministratori che mettano al primo posto la scuola e non le logiche dei partiti. Questa amministrazione in questi anni ha realizzato vari interventi strutturali e di riqualificazione degli edifici delle scuole per migliorarne la sicurezza e il decoro, ma ci stanno molto a cuore anche i contenuti che riguardano l'insegnamento e l'offerta formativa. La bellissima esperienza di Monumenti Aperti mi ha reso ancora più consapevole di quante potenzialità abbia Ploaghe. Mi sono commossa di fronte alla bravura e alla preparazione degli alunni della scuola di Ploaghe e alla dedizione con la quale gli insegnanti li hanno preparati. Hanno veramente reso onore al nostro patrimonio culturale. Questa è la buona scuola, non quella di Renzi. Questa è la scuola che noi valorizzeremo e difenderemo con passione se voi cittadini vorrete darci ancora la vostra fiducia. Grazie. Cari concittadini, buonasera. È sempre una grande emozione parlare davanti a un pubblico come questo, soprattutto quando a farlo è un amministratore comunale uscente che si ripropone al rinnovo del Consiglio Comunale. È grande infatti il senso di responsabilità che necessita per candidarsi alla guida di un paese complesso come Ploaghe. Quando diversi amici mi hanno chiesto di proseguire con l'esperienza politica amministrativa, ho esitato, devo dire la verità. Ho aspettato un po' di giorni prima di prendere una decisione, consapevole della responsabilità sociale alla quale sarei andato incontro ancora una volta. Ho fatto soprattutto un'analisi attenta del mio operato e di quello della giunta comunale uscente, con la quale abbiamo sempre lavorato in armonia e con grande dedizione. 5 anni fa, davanti a questo pubblico, presi l'impegno di proseguire con lo studio e la realizzazione di progetti del Servizio Civile Nazionale, attività iniziata qualche anno prima, quando giovanissimo dirigente regionale e nazionale dell'ANPAS fece accreditare il comune di Ploaghe al Dipartimento del Servizio Civile. Da allora, presso il comune, 70 ragazzi ploaghesi, 8 ogni anno, hanno avuto la possibilità di trascorrere un anno della loro vita all'interno dei vari uffici comunali, biblioteca, ludoteca, in forma giovane, presso l'ufficio dei servizi sociali e nel periodo estivo fianco a fianco con la locale compagnia Barracellare durante la campagna di prevenzione antincendio. Dimensione giovani, spazi ambiente sono i titoli di alcuni progetti. Questa esperienza ha garantito ai giovani un appannaggio economico mensile, dando loro un'autonomia economica e sollevando i genitori da una spesa che diversamente avrebbe gravato sul bilancio familiare. E di questo periodo, lo sappiamo tutti, non è cosa da poco. Ma soprattutto, e questo è il traguardo più importante, questi giovani hanno vissuto un'esperienza di vita, hanno acquisito importanti nozioni tecniche, hanno vissuto gli uffici comunali nella loro complessità, hanno potuto toccare da vicino la realtà ploaghese, le esigenze del cittadino, dell'anziano, del diversamente abile e di tutti gli utenti che quotidianamente usufruiscono dei servizi comunali. Maturando
così una profonda coscienza sociale, proiettata verso il prossimo e, perché no, una buona referenza da inserire nel curriculum, aumentando sicuramente la possibilità di trovare un posto di lavoro. Oggi davanti a tanti nel tempo. Potenzieremo le attività di aggregazione mettendo a disposizione per esempio i locali dell'ex cinema, ormai in fase di chiusura, mettendo a disposizione personale altamente qualificato, capace di affiancare i ragazzi durante la crescita, capire le esigenze, aprire un dialogo con i genitori, supportare i genitori nell'educazione non molto semplice dei figli. Con l'aiuto degli esperti sarà fatta emergere in ogni giovane la propria passione allo studio piuttosto che un'attitudine lavorativa. Saranno promossi e incentivati, così come già fatto negli ultimi anni, i progetti di inserimento formativo, il PIT, il servizio civico, garanzia giovani, eccetera. Sarà preso a cuore, insomma, il futuro della comunità partendo proprio dai giovani di oggi. Intelligenti, pieni di creatività, altruisti, aperti alla globalizzazione, ma talvolta insicuri di voler fare un passo avanti per spiccare il volo e differenziarsi dalla massa. E noi saremo al loro fianco. Continuando nella presentazione delle attività per le quali mi propongo il mio impegno in prima linea, ispirato alla mia personale esperienza lavorativa, grazie alla quale ho modo di toccare quotidianamente le difficoltà che incontrano le aziende nel mercato del lavoro, tasse, IVA, costi del personale che aumentano, lavori e servizi offerti che sono sottopagati, costi delle forniture che aumentano. Il periodo storico che stiamo vivendo è critico e vede il crollo esponenziale delle commesse di lavoro e il ritardato pagamento dei lavori, costringendo le aziende ad entrare in sofferenza e talvolta prendere la decisione di chiudere e mandare a casa i dipendenti, creando così un disagio sociale che si ripercuote sull'intera comunità. È difficile, ma bisogna essere positivi e fare tutto ciò che necessita per stare nel mercato e spiccare nel mercato. Le aziende devono crescere, siano piccole, medie o grandi, devono crescere, devono sapersi presentare nel mercato con qualifiche, attestazioni di qualità che garantiscano al committente o all'ente appaltante che l'azienda è seria e capace di fornire un servizio regolare. Ma in che modo un'amministrazione può dare una mano alle imprese? È nostra idea quella di creare uno sportello per le imprese, dove un esperto in un ufficio comunale può affiancare le aziende nella crescita, può affiancare l'imprenditore che vuole far crescere l'azienda, magari che vuole raggiungere una certificazione di qualità, vuole proporre il prodotto, affiancando le aziende nella partecipazione a gare d'appalto, magari mettendo a disposizione un bollettino degli appalti, invece di pagare ogni singola azienda il proprio bollettino, che ha un costo importante mensile, si può usufruire di questo bollettino pubblico. Molto importante, verrà istituito l'albo dei fornitori e l'albo dei professionisti, dove potranno iscriversi le aziende e i professionisti che di volta in volta verranno invitati a presentare la loro offerta, e questo permetterà una turnazione e garantirà a tutti nel tempo di lavorare. Cercheremo di stare vicini alle aziende perché queste devono crescere e devono dare occupazione, perché l'occupazione è benessere, il benessere dei lavoratori che percepiscono uno stipendio si ripercuote positivamente nella società. Ho cercato in questo intervento di esprimere concetti concreti e facilmente realizzabili senza grandi interventi economici da parte delle casse comunali, ma con una grande risonanza per il benessere della società e il futuro del paese. La lista insieme per Proaghe è una lista intraprendente, fatta di gente semplice, costituita da amministratori di comprovata esperienza e di giovani decisi e convinti di voler dare il proprio supporto alla crescita del paese. La lista insieme per Proaghe è un gruppo di persone serie e oneste, come avete potuto notare durante questa campagna elettorale, seria, pacata, educata e propositiva. Non rispondendo certo alle provocazioni talvolta offensive pubblicate magari su qualche social network, quel mondo virtuale talvolta falso,
dove le persone si conoscono online, ma non si salutano neppure se si vedono faccia a faccia per strada. Lasciatemelo dire, dove tutti si sentono autorizzati a dire la loro, atteggiandosi esperti tutologi, risolutori di problemi e dispensando critiche gratuite, senza mai però muovere concretamente un dito per il prossimo e senza magari mai aver avuto un impegno sociale o addirittura senza essere passati nella pubblica piazza o forse solo ogni 5 anni. Nella lista insieme per Ploaghe non abbiamo risposto alla politica becera che alcuni avversari hanno messo in campo con allusioni, dicerie, la politica del disprezzo, la politica distruttiva, la politica del fango, finalizzata a mettere in cattiva luce, soprattutto sul piano personale, i candidati avversari, con la convinzione magari di fargli perdere qualche preferenza. Noi della lista insieme per Ploaghe abbiamo continuato a fare il nostro umile lavoro sul campo, parlando con i cittadini, ascoltando le loro richieste, prendendo atto delle lamentele e delle loro necessità. Per fare tutto ciò abbiamo bisogno del vostro supporto, del vostro voto e del vostro consenso. Per il bene del Paese ed un futuro certo, votate la lista numero 1 insieme per Ploaghe. Vengo a chiudere adesso questa campagna elettorale con entusiasmo e con serenità, con quella serenità che mi deriva dall'aver svolto con consapevolezza i 2 mandati che mi hanno preceduto la mia attività amministrativa. Abbiamo scelto di incontrarvi personalmente nelle vostre case, per le strade, nella vita reale di tutti i giorni. Ed è stata una scelta fortemente voluta da tutti noi, a differenza di chi invece ha privilegiato le piazze virtuali della rete e dei social network per dipingere una realtà lontana da quelle che sono le reali problematiche che abbiamo incontrato. Stiamo attraversando un periodo difficile, un periodo nel quale la politica ha smarrito il senso del suo ruolo tra la gente, tra i cittadini. Io questa sera voglio rivolgere a voi il mio caloroso appello al voto, un appello al voto per la lista insieme per Ploaghe, per me che con umiltà e con senso di responsabilità mi presento a voi come candidato sindaco. A noi non piacciono i personaggi in cerca d'autore. Tutti coloro i quali migrano da un partito all'altro, da uno schieramento all'altro, e in occasione di questa competizione politica si sono fusi temporaneamente, pur avendo una storia e pensieri completamente opposti. Li vedete riuniti ora sotto lo stesso simbolo, col gioco delle 3 carte, ma in realtà la loro unione è soltanto il frutto di alchimie politiche di partito finalizzate a salvaguardare il proprio ruolo e la propria affermazione personale. Questa non è la politica che noi vogliamo. Questo non è il messaggio che dobbiamo dare alle nuove generazioni. A voi, cari concittadini, ho il dovere di trasmettere un segnale importante. Un segnale che restituisca fiducia nella politica, fiducia in questi candidati che intendono appunto rappresentare con coraggio, con coerenza, con trasparenza gli interessi legittimi della nostra comunità. Noi siamo quello che vedete, noi abbiamo accettato di metterci la faccia e saremo noi a portare avanti l'azione amministrativa. Se ci accorderete ancora la vostra fiducia, senza riservare sorprese.
Signori, niente trucco, niente inganno, come diceva qualcuno. Abbiamo detto ai nostri concittadini che stiamo vivendo una fase storica di profonda crisi sociale ed economica, mai vista prima. Non perché questo possa costituire un alibi al nostro operato, ma perché è sotto gli occhi di tutti che gli stravolgimenti di questi ultimi 5 anni hanno segnato profondamente la vita di tutti i cittadini e in particolare dei nostri comuni, legati al rispetto dell'ormai noto patto di stabilità. Ciò nonostante, abbiamo tenuto fede a uno dei punti del programma più importanti, che fin dal primo momento abbiamo ritenuto qualificante ed essenziale della nostra attività amministrativa: le problematiche sociali con tutte le sue implicazioni. Questo ci ha portato a salvaguardare e a mantenere intatte le risorse finanziarie da destinare a queste esigenze. Abbiamo rinunciato di conseguenza a fare altre opere, a realizzare altre idee e progetti, pur di tenere fede a questo impegno. La persona, le categorie più disagiate, in particolare gli anziani e le persone disabili, sono state sempre al centro della nostra attività amministrativa. Di questo andiamo fieri a testa alta, perché nessuno potrà accusarci di carenza di attenzione verso la questione sociale, che rappresenta oggi il problema dei problemi della nostra comunità. A questa visione abbiamo accompagnato un altro indirizzo amministrativo molto importante: la limitazione dell'imposizione fiscale, applicando al minimo le varie tasse comunali e, quando è stato possibile, che la legge ce l'ha consentito, addirittura eliminandole. Sono stati atti di grande responsabilità che ci hanno portato a fare scelte consapevoli e condivise, pur sapendo che avremmo rinunciato a cospicue entrate che ci avrebbero consentito probabilmente di realizzare qualche opera in più. Una risposta concreta che abbiamo voluto dare alle categorie disagiate è la realizzazione di circa 20 alloggi nella zona del Prato Superiore, che servirà a dare una robusta risposta alla crisi abitativa di molte famiglie pluaghesi. Un'altra azione concreta è stata quella dell'attivazione in tutti questi anni di decine di verdi del centro abitato, partendo dalla ricostruzione della pineta attigua al cimitero, dove prevediamo il trasferimento del monumento dei caduti di Sutri, che verremo intitolare Parco dei Martiri di Sutri, in memoria dei nostri concittadini trucidati nel corso della guerra mondiale. Abbiamo tenuto alta l'attenzione verso i nostri giovani, con la conferma dell'attivazione annuale del servizio civile. Siamo stati tra i primi comuni in Sardegna a essere accreditati per lo svolgimento di questo servizio. Tutte le attività collaterali conseguenti vanno in questa direzione. Cito per tutti i locali dell'ex cinema, che rappresenterà per i giovani un importante punto di aggregazione per lo svolgimento di diverse attività. Sul piano culturale ritengo che pochi comuni abbiano maturato l'attività messa in campo da noi in questi anni, a partire dai monumenti che caratterizzano la nostra identità, passando per i più grandi personaggi, espressione del nostro paese, fino ai personaggi meno noti, espressione del nostro popolo e microcultura, che hanno segnato la storia culturale di Cloaghe, da Giovanni Spano, Antonio Fais, riportando l'attenzione del mondo intellettuale sardo, ma non solo, la nostra storia ricca di figure illustri. Il restauro dei candelieri è stato per noi un evento che ha rivestito un'importanza enorme, intanto perché l'ultimo risaliva tanto tempo fa ed è servito a ridare splendore e vitalità a un elemento che caratterizza fortemente la nostra identità collettiva, così come il recupero dell'ex convento dei Cappuccini, che oggi costituisce uno dei più importanti gioielli architettonici e storici del nord Sardegna. La sapiente opera di ristrutturazione e recupero costituirà una risposta importante per il nostro paese. Del recupero dell'ex cinema ho già parlato, vorrei concludere con la ristrutturazione e recupero dell'ex cacciara, anche essa simbolo della nostra cultura passata.
quando il nostro paese era un centro attivo commerciale legato alla predominante attività agropastorale. La scuola, come è noto, si dibatte in un momento di grandi trasformazioni. La nostra attenzione è stata sempre altissima nei confronti di questa istituzione, che deve formare i cittadini di domani, riservando particolare cura, intanto verso le strutture, dove abbiamo e stiamo investendo importanti risorse, per mantenere adeguati i caseggiati alle esigenze del momento e supportando i vari progetti promossi in collaborazione con le autorità scolastiche locali. Non è stato invece... L'adesione invece all'iniziativa Monumenti Aperti è servita invece come prova generale, con la grande affluenza di appassionati, per eventuali nuove iniziative che possono proiettare Proaghe nel panorama culturale non solo regionale ma anche nazionale. Molto si è fatto sulla tutela dell'ambiente e del decoro urbano. Oggi è facile parlare di raccolta differenziata, ma voglio portarvi con la memoria quando con grande coraggio abbiamo deciso di iniziare il servizio di raccolta, tra i primi in Sardegna. Siamo certi di aver centrato l'obiettivo. Ricorderete le famigerate oasi ecologiche, vere e proprie discariche a cielo aperto all'interno del centro abitato, cassonetti maleodoranti addossati alle facciate delle nostre case, elettrodomestici abbandonati nelle campagne. Con una scelta coraggiosa abbiamo lavorato a una vera e propria rivoluzione culturale nel campo che ha portato a risultati soddisfacenti in questo servizio. È stato realizzato anche un moderno centro ecologico messo a disposizione dei cittadini e tutto ciò mantenendo le tasse sulla raccolta al minimo. Si sono verificate in quest'ultimo periodo delle false polemiche sull'opera di riqualificazione del verde, in particolare dei giardini pubblici, già conosciuti come Parco delle Rimembranze. Vi dico subito che noi siamo orgogliosi di realizzare questa opera. Che rappresenterà un importante punto di aggregazione per anziani, per i giovani, per i bambini. Non è stato un capriccio della nostra amministrazione, pur rientrando nei programmi generali dell'attività, ma ha costituito un'opera prioritaria a seguito di un'accorata lettera sottoscritta da circa 200 persone che segnalavano la necessità di riqualificazione dei giardini pubblici in via Regina Margherita. Questo fatto ha costituito un grande stimolo per la nostra amministrazione, che ci ha portato a inserire come opera prioritaria il recupero dell'ex Parco delle Rimembranze. Ed è bene che si sappia, al di là delle polemiche spicciole, che l'idea è quella di mantenere la struttura storica esistente, valorizzando insieme il luogo della memoria collettiva, in ricordo dei nostri caduti, perché ciascun albero presente ha un significato importante del sacrificio compiuto dai nostri concittadini. Oggi area verde per momenti di svago in totale sicurezza. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, pur avendo realizzato importanti interventi sulle piscine, la realizzazione della pista di atletica che andrà completata con le tribune, la ristrutturazione del palazzetto dello sport, la carenza di risorse ci ha impedito di sistemare il campo di calcio e di realizzare il manto sintetico, che però costituisce un punto importante del nostro prossimo programma amministrativo, così come pure la sistemazione del campo di calcetto e degli impianti del tennis. Noi non vogliamo raccontarvi libri dei sogni, il momento che stiamo vivendo ci dice che dobbiamo stare coi piedi per terra e affrontare quotidianamente i problemi che stiamo vivendo. Abbiamo però la consapevolezza e la volontà di metterci a disposizione per superare insieme le difficoltà del momento. A voi, cari concittadini, chiedo quindi un voto di verità, per una scelta matura e consapevole, perché amministrare un comune, amministrare Proaghe è qualcosa di molto serio e di molto impegnativo.
coinvolge gli interessi e la vita di centinaia di persone e di famiglie e richiede impegno, richiede presenza, richiede spirito di sacrificio quotidiano. Per questo vi chiedo di votare e di far votare la lista Insieme per Proaghe. Grazie a tutti. I giovanotti li conoscete tutti: Gigi Masala, Antonio Sanna, Enzo Vargio, Pietro Liperi, Mario Solinas, Tiziana Uleri, Daniela Camboni, Tore Paule, Francesco Sini, Pierluigi Congiatu, Gianfranco Camboni e Andrea Manco. Grazie. Il mio intervento sarà brevissimo. 5 anni fa, proprio in questa piazza, iniziava il percorso del progetto Obiettivo Ploaghe, un progetto ambizioso proposto da un gruppo di giovani ploaghesi alla prima esperienza politica. Sappiamo bene com'è andata, anche se per pochi voti abbiamo perso, alcuni di noi hanno portato avanti il mandato nelle file della minoranza. Ricordo perfettamente una frase di un cittadino, non voglio fare nomi, che chiaramente non ci aveva votato. Forse per consolarmi, subito dopo la conclusione dello spoglio mi disse: bravi, ottimo risultato, i prossimi 5 anni vi serviranno a imparare come si amministra, da chi sa amministrare. Carissimo, ti deluderò un'altra volta, una cosa l'abbiamo imparata, ed è come non si amministra. Ci vuole coraggio a dire le cose che sono state dette, e credo che in molti di voi condivideranno questo pensiero. Sono convinto che comunque iniziare da cosa non bisogna fare sia un ottimo punto di partenza. In questi anni di minoranza la nostra attività è stata sempre contrassegnata alla condivisione degli argomenti trattati e dalle stesse attività, lavorando come un solo uomo, come una squadra. Ogni iniziativa politica è stata sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, lasciando ad altre iniziative personali e smani di protagonismo. Nonostante la nostra attività sia certificata da oltre 100 interventi fra interrogazioni, mozioni, articoli e interventi in Consiglio Comunale, i risultati tangibili sono stati molto deludenti, soprattutto in una gestione politica dove non sono state istituite commissioni di nessun tipo, se non quella elettorale, e di conseguenza anche le proposte più meritevoli sono state bocciate al voto in Consiglio. La minoranza, essere in minoranza, non conta niente, al voto siamo sempre 12 o 16, allora contro 5. Oggi ci riproponiamo con una formazione ricca di competenze e rappresentativa di molti settori, che fa del collettivo la sua forza. Come dicevo poc'anzi, bisogna fare squadra per seguire l'obiettivo. Lo abbiamo dimostrato da subito, abbiamo fatto squadra nella stesura del programma, organizzando gli incontri con voi cittadini ploaghesi che ci avete dato una mano alla stesura del programma, appunto. Abbiamo fatto squadra aprendoci al territorio, organizzando una tavola rotonda con i sindaci dei paesi vicini, gli stessi sindaci che l'amministrazione che c'era questi ultimi 5 anni ha allontanato in tutti i modi. Questo per condividere le problematiche comuni e attuare le strategie per affrontare e per risolverle. E infine vorremmo fare squadra con tutti voi. Tutto questo, se ci pensate bene, non è altro che partecipazione politica. La nostra iniziativa fuori il programma non è stato altro che un esperimento, peraltro ben riuscita, data la vostra risposta positiva, di democrazia partecipata. Vorremmo ripetere assieme a voi questa esperienza anche in futuro. E come? Richiamandovi a partecipare a eventi di questo tipo tutte le volte che si dovranno affrontare tematiche importanti o prendere decisioni di grande impatto per l'intera popolazione. Voglio fare un esempio a questo punto. Quando a casa nostra guardiamo la TV, molto spesso utilizziamo uno strumento che si chiama telecomando. È uno strumento di uso quotidiano che tutti noi conosciamo fin troppo bene, che serve a scegliere, a decidere se ci piace o meno un determinato programma che qualcuno ci sta proponendo. A nostro avviso la vostra scelta non può essere limitata alla sola tornata elettorale. Noi vogliamo che voi siate i detentori di questo potere decisionale. Vogliamo che prendiate in mano il telecomando proprio come a casa vostra, perché la casa comunale, questa deve essere la casa di tutti, dal momento che determinate scelte riguardano ognuno di voi. Il voto è il vostro.
E a questo punto, giusto per parlare delle campagne elettorali corrette di cui si parlava poco fa, vorrei fare qualche piccolo appunto. Perché chi mi conosce bene sa che quando prendo un impegno cerco di portarlo al termine, al massimo delle mie possibilità. Per questo motivo mi dispiace che in questo mese di campagna elettorale siano circolate voci relative al fatto che in caso di una nostra vittoria elettorale io abdicherei a favore del primo dei non eletti, sottraendomi al mio dovere, e che quindi la mia candidatura sia stata puramente strategica. Beh, vorrei fugare ogni dubbio e sgombrare il campo da queste insinuazioni gratuite e senza fondamento. Mi auguro vivamente di avere un risultato positivo e in tal caso di portare a termine il mandato col massimo impegno. Concludo invitandovi a valutare bene le nostre potenzialità e di conseguenza a darci la fiducia che crediamo di meritare. Votateci. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Francesca Salario, sono laureata in Scienze della Comunicazione, ma cosa ancora più importante, sono diventata mamma da poco più di 2 mesi e questa mia nuova condizione ha ampliato i miei orizzonti e mi ha ancora di più spronato a intraprendere questo percorso. In questi pochi minuti a mia disposizione vorrei concentrarmi particolarmente su 3 concetti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare e il nostro programma. 3 parole che si potranno poi estendere ed applicare anche a tutte le altre aree tematiche che sono state individuate dal nostro gruppo insieme ai concittadini che hanno partecipato alla nostra iniziativa di costruzione e discussione del programma stesso. Queste parole magiche sono 3: partecipazione, trasparenza e comunicazione. Perché tutto il lavoro che noi vorremmo fare amministrando il paese parte proprio da qui, da queste basi. Innanzitutto la trasparenza, dalla quale non si può prescindere se si vogliono creare un legame di fiducia ed un rapporto chiaro con i cittadini. Infatti, come già abbiamo sperimentato con l'elaborazione del nostro programma, intendiamo coinvolgere la popolazione nell'azione amministrativa. Sarete voi i protagonisti. Come diceva prima Gerolamo, siete voi a tenere in mano il telecomando. E sarete chiamati in causa in merito a decisioni che riguardano l'intero paese e quindi ognuno di voi in prima persona. La partecipazione politica, per poter funzionare però, ha bisogno di supporto, di canali comunicativi efficaci ed efficienti e noi ci adopereremo affinché quelli esistenti possano migliorare, per esempio rivisitando e ottimizzando il sito internet, cercando di renderlo più usabile e sfruttarlo in maniera mirata per promuovere il paese. E cercheremo anche di crearne di nuovi, al passo coi tempi, infatti ricordo che siamo nel 2015 e non è un reato utilizzare internet. E che possano essere utili per divulgare al meglio l'attività amministrativa e per comunicare con voi e per voi. Questa rete che noi vogliamo costruire, questo dialogo, naturalmente si espanderà e dovrà necessariamente comprendere il territorio, perché il paese deve evolvere, deve crescere, deve uscire finalmente dall'isolamento nel quale è stato volutamente relegato in questi ultimi anni e riappropriarsi del ruolo di primo piano che merita. A causa di questo atteggiamento di chiusura, per mancanza di interesse, informazione e di lungimiranza, abbiamo perso infatti diverse occasioni e opportunità di sviluppo, che sono state invece colte intelligentemente da altri comuni. Il marchio Ploaghe sarà promosso attraverso diverse attività di comunicazione e iniziative che intendono sfruttare possibilità di finanziamento che sono ottenibili soltanto attraverso l'unione di comuni e l'associazione di enti locali. È necessario infatti ragionare a livello territoriale, perché il paese è inserito in un sistema che non può e non deve essere ignorato. La collaborazione e la condivisione di intenti con i paesi limitrofi porteranno nuove possibilità di sviluppo e nuove prospettive, per esempio per quanto riguarda il turismo. Intendiamo attivare campagne di marketing territoriale per riuscire a valorizzare in maniera adeguata le peculiarità del nostro paese e del nostro intero patrimonio culturale e ottenere da ciò il massimo rendimento, soprattutto in termini di visibilità. In un contesto più ampio, sul lungo periodo, queste azioni creeranno col tempo un effetto domino che si ripercuoterà senz'altro positivamente anche sulle attività produttive, dando vita quindi a un circuito virtuoso nel quale le associazioni locali saranno coinvolte e chiamate a collaborare attivamente. È passato un po' di tempo, però ricordo ancora la prima lezione all'università, infatti ve la voglio citare perché il nocciolo della questione sta proprio in questo concetto. Chi non comunica non esiste, ma Ploaghe esiste, i ploaghesi esistono. E abbiamo tantissimo da dire e da mostrare con orgoglio. La nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre attività culturali non si devono ridurre alle attività che si svolgono in estate, all'uscita dei candelieri, alla sagra della pecora, o meglio, non devono essere manifestazioni fini a se stesse, slegate da tutto il resto. Devono essere invece inserite in un percorso logico e ben progettato di valorizzazione dei nostri prodotti, del brand Ploaghe,
caratteristiche che solo noi abbiamo e che per questo motivo vanno sostenute in modo appropriato e diffuse nel territorio. Qualcuno ha criticato, secondo me in maniera anche poco educata e poco costruttiva, il nostro modo di fare propaganda elettorale, o meglio alcuni strumenti comunicativi che abbiamo utilizzato facendoli passare quasi per giochi per bambini. Mi riferisco in particolare a un fumetto e a un'applicazione per smartphone che sono stati diffusi sul social network Facebook. Vorrei far presente a questo qualcuno che bisogna progredire e non regredire. Anche sotto questo punto di vista, non siamo nel Medioevo e la nostra scelta di utilizzare mezzi di comunicazione originali e innovativi, ovviamente il più possibile fruibili da tutti, si applicherà anche in futuro se ce ne darete la possibilità. Si potrebbe per esempio sviluppare anche un'applicazione a fini turistici, una sorta di breve guida dei beni monumentali archeologici del paese. Questa però è un'idea, ma niente impossibile. E vorrei ricordare infine che i fumetti in generale e le vignette non sono solo un mezzo di comunicazione dedicato ai minori e spesso e volentieri non lo sono mai stati. Comunicare per immagini infatti si rivela sempre molto più efficace, potente e intuitivo che comunicare con le sole parole. Ma questa è tutta un'altra storia. Concludo. Plague deve voltare pagina, deve respirare aria nuova e deve levarsi di dosso quella muffa che lo attanaglia da troppo tempo. È un paese con tante idee e potenzialità che può trarre solo forza dalla cooperazione con gli altri. L'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini sono comunque il nostro punto di partenza. Qualcuno ha detto che da soli forse si va più veloci, ma insieme si va più lontano. E noi vogliamo arrivare lontano, con voi. Grazie per la vostra attenzione. Buonasera, sono Giovanni Piria, candidato con Elisabetta Loploaga. Ho 20 anni e probabilmente questo fatto creerà in voi un po' di paura, perché comunque sia le mie esperienze non sono tante. Non per questo i miei pensieri, le mie ragioni devono rimanere, come quelle del resto, quelle di tutti voi, devono rimanere inespresse. Ho giocato per più di 13 anni a calcio e mi sono stato insegnato che discutere all'interno dello spogliatoio con tutti i compagni e soprattutto anche con l'allenatore è utile per formare una base solida e per riuscire ad andare avanti durante il campionato e a vincere. Questo è un discorso che si può ampliare a tutti gli sport di squadra in cui ogni persona è parte integrante e penso che si possa applicare anche all'amministrazione comunale, perché noi, intendo la lista e tutti voi, siamo una squadra e da tale ci dobbiamo comportare. Perciò penso che sia, oltre che un dovere, anche un diritto quello di poter partecipare alla vita comunale. E come hanno ripetuto i miei compagni, è stato un passo avanti in questo senso anche la stesura del programma che è stata appunto fatta insieme a tutti voi. Un'altra cosa che ho imparato giocando a calcio per 13 anni è che gli impianti sportivi a Ploaghe fanno pena, fatelo dire, perché non solo una volta è successo che insieme ai miei compagni siamo tornati a casa ancora sporchi dopo l'allenamento o che ci abbiamo fatto doccia fredda, e questi sono problemi che si potrebbero risolvere molto semplicemente, ma cadono nel dimenticatoio dopo qualche giorno che vengono portati alla luce. Noi proveremo a trovare. Se qualcuno mi avesse detto qualche tempo fa che oggi sarei stato qui a parlare in un comizio elettorale presentandomi come candidato consigliere, sicuramente l'avrei preso per pazzo. E invece eccomi qui. È la prima volta che mi presento e mi presento perché c'è stato un gruppo di amici che mi ha convinto, anzi, posso dire che mi ha proprio tirato per i capelli. Chi sono questi amici? Ci sono Francesco, Gigi, Gianfilippo, Cavina, Mario, Giovanni e Pasquale. Anche se Pasquale, a dire del vero, per 4 anni su 5. Diciamo che non sono state proprio loro come persone, ma come
la loro attività politica, come hanno governato questo paese in questi 5-10 anni. Io ritengo che sia stato fatto molto poco, mentre si poteva fare tanto di più, tanto quanto anche quello che hanno promesso loro stessi nei loro programmi. Provate a leggere il programma del mandato del sindaco Baule presentato nel 2010. E poi quel poco che è stato fatto, molto spesso molto discutibile come scelte. Io mi presento comunque perché voglio mettere a disposizione la mia esperienza nel settore in cui attualmente lavoro. Il primo settore è la scuola. Infatti insegno chimica, sono docente di chimica nell'Istituto Tecnico Industriale di Sassari ormai da quasi 30 anni. E questo mi permette di stare a contatto con i ragazzi, con gli adolescenti, con le loro famiglie, con i genitori, all'interno dell'istituzione scuola. Ciò mi permette anche di conoscere molto bene le problematiche e le dinamiche che si instaurano tra scuola e famiglia. E ritengo che proprio da questo credo che un amministratore debba essere al fianco di supporto alla scuola, al corpo docente, alle famiglie, soprattutto quando poi siamo di fronte a persone che hanno delle problematiche particolari, i cosiddetti BES, cioè bisogni educativi speciali, che sono i disabili, che sono i DSA, i cosiddetti dislessici, le persone che hanno piani particolari personalizzati, persone che hanno bisogno di misure compensative e dispensative. Di fronte a tutto ciò l'amministratore deve essere sempre al fianco. E poi la scuola deve essere un luogo, un ambiente sereno, un ambiente prima di tutto sicuro, pulito, decoroso, dignitoso, anche negli spazi esterni. Provate a farvi un giro e guardate un po' le scuole che abbiamo, come sono. Detto questo, non si sente. Il secondo settore dove io lavoro è l'ambiente. L'ambiente perché sono dirigente di un'azienda che lavora in campo ambientale, nel settore dei rifiuti, nel settore delle bonifiche, sono consulente ambientale. Conosco molto bene il servizio dei rifiuti solidi urbani di Ploaghe e so dove sono le criticità, dove si potrebbe migliorare in pochissimo tempo. Noi abbiamo presentato un programma molto dettagliato in questo settore, potete andare a recuperarlo, a parte quello sintetico che è passato nelle case, l'altro potete recuperarlo nel sito del comune. Qui però mi preme magari ricordare qualcosa. Si può mettere mano subito ai regolamenti di gestione dei rifiuti e della tassazione che è collegato adesso. Il problema della gestione riguarda anche il calendario dei ritiri, la possibilità poi di inserire all'interno del servizio il compostaggio domestico. Compostaggio domestico che comporterebbe anche una detassazione per chi lo riesce ad attuare, per chi lo può attuare. E forse non tutti sanno però riguardo a questo problema che tempo addietro in un consiglio comunale è stata fatta la proposta dal gruppo di minoranza di obiettivo Ploaghe. Questa proposta non è stata accettata all'unanimità dalla maggioranza di allora. Nella maggioranza di allora c'era l'assessore De Murtas, il consigliere Lei, sì, e due di loro oggi si presentano in una lista alternativa. Però poi si va a vedere nel loro programma, ci ritroviamo il compostaggio domestico che non era stato accettato
la proposta da parte dell'obiettivo Cloaca. Noi siamo pronti a lavorare, a rimboccarci le maniche e a partire a testa bassa su tutte le problematiche che ci sono e ci saranno dal primo giugno in poi. Vogliamo solo esortarvi a votare obiettivo Cloaca per darci questa possibilità di poter lavorare. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Io, per chi non mi conosce, sono Giovanni Salis, sono un consigliere comunale uscente del gruppo Minoranza Abitivo Cloaca, ero candidato anche 5 anni fa. E ufficialmente nella vita faccio l'impiegato contabile in una tenda di supermercati cloaghesi, oppure, come dice anche il candidato sindaco della quarta lista, quella più umana, Attilio Tallo, sono un calcolatore di conti che può servire in comune. Addirittura in due liste. Nel tempo libero invece mi occupo da diversi anni di altre attività che sono legate soprattutto al volontariato, all'organizzazione di eventi culturali e sociali, soprattutto in giro per la provincia di Sassari e anche oltre. Questo per dire che se mi sto ripresentando nuovamente è perché ho voglia di fare, ho passione, e chi mi conosce sa soprattutto che sono una persona disinteressata, che non ha assolutamente nessun interesse a gestire o a cercare di amministrare un comune, come penso la maggior parte delle persone che fanno, la totalità delle persone che fanno parte della mia lista. Non sembra forse, ma sono molto emozionato, anche se ho parlato davanti a parti più grandi, perché parlare davanti al proprio paese, che è nel nostro cuore, che sicuramente è una cosa che rimane per sempre, a prescindere da quello che fa poi uno nella vita, è sempre emozionante. 5 anni fa avevo concluso, per chi c'era, il comizio, il mio intervento dicendo che ero contento che la piazza fosse così piena, forse anche meno di oggi, che mi avrebbe fatto piacere, al di là di come fossero andate le elezioni, che ci fossimo noi o meno, che tutto questo entusiasmo che vedo anche oggi, che abbiamo visto in questi giorni in campagna elettorale, fosse riportato nel controllo, nella gestione, nella partecipazione dell'attività amministrativa. E mi dispiace dirlo, ma con grande delusione, si è visto subito dopo. L'abbiamo tassato con mano in questi 5 anni, constatando purtroppo che erano delle battaglie quasi perse in partenza, perché noi eravamo Veneto Mario, in minoranza, in un consiglio comunale che il 99% dei consigli comunali di questi 5 anni era sempre deserto, a parte gli addetti ai lavori, i tecnici interessati e le forze dell'ordine, che qualche volta sono state chiamate appositamente a presenziare perché si sono sfiorati purtroppo i turni, ma sempre comunque con grande educazione e rispetto reciproco. Questo per dire che il clima che si respira a Cloaca, non negli ultimi 5 anni, ma negli ultimi 10 anni, ha creato purtroppo questo allontanamento della gente, questa grande disaffezione dalla cosa pubblica, dalla casa comunale, dal bene pubblico, e ci ha fatto dimenticare soprattutto ai cittadini, perché poi i consiglieri gioco forza se ne rendono conto di cosa vuol dire stare dentro, che queste persone qua, che sono appena uscite e quelle che entreranno, non sono dei marziani, sono i nostri rappresentanti, sono persone che noi deleghiamo e che devono fare gli interessi di tutti e non gli interessi di un gruppo o di poche persone. Questo va ricordato, purtroppo ce lo dimentichiamo, ma perché ce lo dimentichiamo? Ce lo dimentichiamo perché è l'attività stessa della maggioranza che crea queste condizioni. In 10 anni avete mai ricevuto un invito per venire in consiglio comunale? Mi sembra di no. Noi sin dal primo momento quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto usando anche i social network, appendendoli anche nei locali a volte, quando non ci venivano stracciate. Abbiamo cercato di invitarvi ai consigli comunali, di rendere pubbliche gli ordini del giorno, di cercare di tradurre qualcosa di molte cose che magari anche noi stessi non capivamo. Abbiamo provato anche a stimolare le persone, cercando di coinvolgerle, facendo attività come quella dell'estrazione degli scrutatori a sorte, che Cloaca purtroppo non si facevano. Era permesso dalla legge la nomina, ma noi abbiamo sempre voluto cercare di farlo, e cercare di farlo facendo la priorità per quelli che non lavoravano, chi non l'aveva mai fatto. E invece purtroppo dall'altra parte si è sempre continuato a nominare gli amici degli amici, e quindi chi non aveva... Quindi chi non aveva un amico in comune non avrebbe mai fatto lo scrutatore, questo ve lo posso dire tranquillamente. Questa esperienza alla fine
ci ha fatto capire tante cose. Io 5 anni fa avevo molto entusiasmo e un po' all'inizio l'ho perso, perché noi avevamo preso, lo dico adesso qua, la bellezza di 1547 voti contro 1688, avevamo perso i 141-142 voti, ma il giorno dopo eravamo da soli, perché chiaramente c'è un clima, c'è un'abitudine a rimanere schierati con chi vince, ma non perché si teme qualcosa, perché proprio è l'abitudine di non informarsi, di non andare contro niente, quello che ci viene imposto dall'alto. E invece pian piano nel tempo l'entusiasmo è ritornato, perché ho capito a maggior ragione adesso che era giusto presentarsi da posizioni diverse, con grande rispetto, ma da posizioni diverse, senza promettere niente di chissà che. Abbiamo detto benissimo, il nostro può essere anche il libro dei sogni, ma comunque è stato fatto con la partecipazione della gente, non erano i nostri sogni, anche se noi avevamo un programma e qualcuno ha detto che ce lo siamo fatti fare dai cittadini. Erano i sogni dei ploaghesi che hanno partecipato oltre le nostre previsioni agli incontri che abbiamo fatto per costruire il programma, diverse centinaia la prima, poi sono scemate, ma comunque è stato un grande risultato. E quello è il nostro esempio di come vogliamo costruire la partecipazione, perché per scelte come quelle che sono state fatte, importanti, di mutuo, che poi ricadono su tutta quanta la comunità e su cui noi ci siamo opposti a prescindere, perché comunque non è per fare cose tipo giardini pubblici. Siete mai stati consultati? Non mi sembra. Ecco, questo vorremmo fare, vorremmo consultarvi, chiedervi un consiglio e poi magari decidere prendendoci le responsabilità, perché quello ce l'avete dato voi il mandato. Ma è sempre, lo ricordo benissimo, la nostra è una delega che ha una responsabilità e deve rendere conto a tutta la comunità, anche a chi non ci ha votato. Nel nostro programma l'avete visto, è il primo che è uscito, sono tantissime pagine, 15 pagine, è stato fatto con voi o con chi è venuto anche qualcuno che non ci votava e magari gli ha fatto anche piacere partecipare a qualcosa di diverso dal solito. C'è anche sul sito, però chiaramente ne abbiamo parlato molto, quindi non starò molto a parlare del nostro programma. Sull'amministrazione uscente non voglio dire assolutamente niente, tanto come ha detto qualcuno, nessun trucco, nessun inganno, è tutto sotto gli occhi di tutti, basta fare una passeggiata nel paese, a meno che non ci siano i monumenti comunali, che monumenti aperti, che si fanno praticamente monumenti mai visti prima, mai puliti prima, che si puliscono un giorno prima, strade tappate, dopo, dove non c'erano soldi, sono comparsi i soldi. Chi ha girato in questi 10 anni nel paese si sarà accorto di com'è, ma non soltanto nell'aspetto esteriore, anche nell'aspetto sociale. I giovani abbandonati, le persone abbandonate nei bar a usare magari i fondi a fondo perso senza cercare di permettergli qualcosa, regalati per magari giocarsi nelle macchinette. Noi vogliamo restituire dignità alla gente. La gente deve lavorare, non deve prendere i soldi così. E questo è il nostro aspetto del programma. E non lo sto dicendo io, parlo da lista. L'avete detto voi, le persone con cui abbiamo parlato in questi giorni, che ce lo dicevano. Io i soldi non li voglio, io voglio lavorare. Questo ci è stato detto. E questo faremo se ci darete la possibilità. Cercare di rendere le persone dignitose. Il lavoro, due parole sul lavoro volevo dire. Il lavoro, sappiamo benissimo la situazione che ci ha provato. Siamo veramente vicini alle persone che in questo momento soffrono e hanno problemi molto importanti, come quelle della fondazione e quelle delle cooperative. Perché non ci dovremmo mai dimenticare che il lavoro è un diritto, sancito dalla Costituzione. La Repubblica è fondata sul lavoro. Ed è un diritto, non è un regalo, non è una concessione del potente di turno, non è una concessione dell'amministrazione. Ce lo siamo dimenticati. Purtroppo molta gente ce l'ha detto in questi giorni, non sono mie fantasie, e molti di voi lo sanno, non è libera perché pensa che il lavoro invece sia una concessione, a cui poi si deve rendere conto. No, il lavoro è un diritto, quello è un atto dovuto, e va fatto soprattutto per le persone più bisognose. E quando uno ti dà un lavoro, non gli va richiesto che cambia niente, perché queste cose qua sappiamo benissimo a cosa portano. Quindi ricordiamoci queste cose, non dimentichiamoci in questi 10 anni quello che è successo, cerchiamo di avere la memoria lunga e ricordiamoci sempre che il lavoro non va regalato, ma è un diritto acquisito che noi ce lo dobbiamo solo prendere. Ieri avevamo anche il consiglio comunale, l'ultimo, e stavamo anche chiacchierando al bar. Mi ha stupito vedere che su questi argomenti eravamo anche d'accordo. Lo stesso sindaco ieri ribadiva che non bisogna aspettarsi niente da una persona che promette quello o quell'altro, perché in cabina elettorale il cittadino è onnipotente. È vero, in cabina elettorale non c'è nessuno con voi, ci siete voi. C'è la persona che deve votare e basta. La persona deve votare, deve vedere cosa è successo in questi 10 anni, perché stiamo parlando di 10 anni di amministrazione. Non dimentichiamo che anche se è cambiato il sindaco,
gli articoli e le affermazioni sono state molto chiare, nel segno della continuità. Poi chiaramente, tutto il rispetto per le persone che ci sono brave persone, ma anche le parole hanno il loro peso. Quindi ricordiamoci anche quello che è successo in questi anni e non dimentichiamocelo nella cabina. Perché tanto non c'è nessuno, non c'è in cabina qualcuno che ci dice ti ho fatto questo, ti ho regalato quest'altro, siamo da soli. Quindi se una persona la stimiamo perché ci piace, perché è intelligente, perché ci ha fatto un favore che mai ci avrà, va bene, ma seguiamo solo queste logiche, non seguiamo altre logiche, perché veramente non cresceremo mai, non cresceremo, rimarremo veramente l'unico paese che, forse in Sardegna, in Italia, non lo so, che rimane in questa bolla di sapone dove tutti vanno avanti e noi continuiamo a rimanere indietro, a vecchie ancoraggi del passato dove si ragionava in un certo modo. E anche certe affermazioni che sono state fatte sull'uso della tecnologia, lo dice chiaramente sul modo di pensare. Altre due cose dico, qualcuno ha detto dell'altra lista che faranno l'albo delle imprese, io in consiglio cielo, è una nostra mozione e non è stata approvata e ci è stato detto che l'abbiamo presentato due anni fa, l'abbiamo ripresa un'altra volta. E se noi presentavamo l'albo delle imprese, se veniva approvata, a parte che si sono dovuti informare su che cos'era, dopo diverse, perché l'hanno rimandata la discussione, però vabbè, non c'era nessuno, non lo possiamo, non c'eravamo. Ci è stato detto che se facevamo l'albo delle imprese degli imprenditori, dei liberi professionisti, non lavoravano i plughesi. Anche noi gli abbiamo fatto vedere diverse bande di gara, dove erano tutti stranieri, tutte persone fuori da Ploaghe. Questo è, non, il trucco non ci inganna, no, non è che non c'è trucco, c'è tutto sulla carta. E chi lavora lo sa benissimo come è la situazione a Ploaghe, chi lavora. Un'altra cosa, la raccolta differenziata, certo è stata fatta dall'amministrazione uscente, chiaramente una cosa bella, noi abbiamo un professionista in questo campo, ma non dimentichiamoci che si predica bene e si razza male, perché se voi chiedete nella casa comunale, nelle scuole, in tutti gli edifici pubblici, non si fa la raccolta differenziata. Cioè questo è l'esempio, chiedere ai cittadini di fare qualcosa e non farlo nel luogo principale in cui devono fare loro. Ma che esempio è questo? Se non iniziamo dai posti pubblici a fare le cose. E leggiamo anche di fonti energie alternative, di pratiche di buon uso consumo energetico nel programma, anche stasera. Noi in 10 anni abbiamo fatto 1000 proposte di poter fare, anche con il mutuo dei giardini, attività collaterali, non è stato fatto niente. Quindi alla fine, sì, non c'è troppo, non c'è nulla, è tutto sotto gli occhi di tutti. Voi dovete solo pensare, ricordare e decidere. Volevo chiudere perché sennò qua veramente prendo anche il tempo di Carlo, mi picchia. Volevo chiudere con una frase che mi piace molto, che volevo citare perché è un po' sintomatica di Ploaghe, ed è di un attivista francese che si è fatto un po' di galera, ma che questo qua è il suo modo, diciamo, a me de Meguini di pensare. Lui diceva che nessuna rivoluzione collettiva, la chiama rivoluzione, ma qui a Ploaghe secondo me è il termine esatto, perché in altri paesi si chiamerebbe alternanza, alternativa, perché ci sono dappertutto un passaggio da una parte, qui invece siamo proprio con la palla al piede. Nessuna rivoluzione collettiva può compiersi senza rivoluzione personale, ognuno deve capire che attore è uno spettatore. E un'altra persona, Gandhi, diceva siate il cambiamento che volete vedere nel mondo. Cioè noi adesso ci abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare in questi 5 anni, abbiamo provato a costruire il programma insieme, poi siamo persone secondo me disinteressate, trasparenti, eccetera, chi ci conosce lo sa. Poi, cioè, noi non possiamo fare altro, ci sono i voti che dovete darci voi e dovete decidere voi. Ho voglia di rimanere così, io voglio andare avanti. Perché non è a dire, come si è detto in questi giorni, sì, siete una bella lista, però devo votare quello. No, 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 no. La responsabilità è vostra. Decidete voi cosa fare, perché poi, per 5 anni, io non ho voglia di sentire persone avevo sbagliato, vi volevo votare però non l'ho fatto più su, E invece poi io lo farò come lo faranno Geronimo, lo faranno tutti la minoranza se dovessi essere eletto in caso di sconfitta, però mi metterò solo a ridere veramente, perché poi le voglio sentire queste cose. Il momento è adesso, domenica, avete tutto quanto il tempo, 2 giorni di pensare, ci sono i programmi, c'è tutto, ma siete voi, c'è qua la scheda, ve la faccio vedere se non ve la ricordate, noi siamo l'ultima lista, obiettivo Ploaghe, mettete la X e siete a posto, almeno, se non avete altre persone a cui fare... E avete fatto il vostro dovere di cittadini, poi vi divertirete. Grazie. Buonasera a tutti. Certo che siete in tanti, E devo ammettere che per chi come me, ma come me, i componenti di tutte le liste,
si propone per amministrare il paese, vedere che tanta gente, nonostante la situazione difficile, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, nonostante anche la disillusione che si ha in questi giorni, anzi in questi anni ormai, nei confronti della politica, comunque c'è ancora la curiosità da parte vostra di capire cosa chi si propone ad amministrare ha da dire. E questo comunque è un fatto positivo. E solo per questo vi ringrazio. Siamo ormai arrivati all'epilogo di questa campagna elettorale. E in queste settimane, ovviamente, come sempre è accaduto, non sono mancate le prese in giro fra i vari candidati, non sono mancati gli sfottò fra i simpatizzanti di questa e di quella lista. È normale che sia così. Sono tutte cose che, finché ricadono, diciamo, all'interno del perimetro dell'ironia, della satira, diciamo, ci stanno. Francamente quest'anno pensavo che sarei stato risparmiato dalla famosa questione per cui mi nutro di bambini, però ho visto che qualcuno non ha resistito e alla fine hanno detto anche questo. Però ripeto, con ironia e con autoironia ci sta tutto. Ciò che invece trovo intollerabile è l'uso della menzogna. Trovo intollerabile l'uso della menzogna quando viene usata per screditare un avversario politico. Perché al di là delle cose simpatiche di cui parlavo prima e dell'ironia che deve essere giustamente, come dire, messa in campo, sono state dette delle cose molto meno simpatiche e molto meno ironiche nei nostri confronti. Molti di voi, infatti, si sono sentiti dire che se dovesse essere obiettivo Ploaghi a vincere le prossime elezioni, se dovessimo essere noi ad amministrare il paese per i prossimi 5 anni, asili privati, cooperative, non so cos'altro, verrebbero rasi al suolo e con essi i posti di lavoro. Questa cosa è una menzogna e voglio chiarire subito questo aspetto. Non vi sarà non vi sarà un solo posto di lavoro perso dai plaghesi se obiettivo Ploaghi dovesse vincere le elezioni comunali. Perché noi il lavoro lo vogliamo creare, non vogliamo portarlo via a chi ce l'ha. E chi racconta queste cose, chi soffia nelle fiamme delle paure della gente, alimenta timori che sono totalmente infondati e lo fa in malafede, in modo meschino. Obiettivo Ploaghe affonda le sue radici sul principio della solidarietà. E non vi è solidarietà se non vi sono pari opportunità per tutti. E non vi è solidarietà se ognuno di noi non ha il sacrosanto diritto al lavoro. Lavoro che noi vogliamo, come dicevo prima, creare. E come vogliamo creare il lavoro? Vogliamo creare il lavoro mettendo in campo dei progetti. Vogliamo creare il lavoro sfruttando le grandi opportunità che la Regione Sardegna ha messo in campo proprio nei mesi scorsi e di cui parlerò meglio dopo. E queste opportunità possono essere sfruttate solo ed esclusivamente se questo comune finalmente uscirà dall'isolamento in cui è ricaduto in questi ultimi 10 anni e riprenderà a costruire sinergie e percorsi comuni con gli altri paesi. Abbiamo perso l'autonomia scolastica, non certo per il pezzo di qualche sindaco. Abbiamo perso l'autonomia scolastica perché questo comune ha deciso di isolarsi, ha deciso di non entrare nelle unioni dei comuni. Forse è l'unico comune in Sardegna, non so quanti altri ce ne siano. Unione dei comuni che peraltro è ferma a quella che era 10 anni fa. O vorrei parlare del patrimonio culturale che abbiamo e che non valorizziamo sufficientemente. Certo, è stato ricordato, è stato fatto monumenti a quelli. Io ne sono contento. Peccato che per 5 anni l'abbiamo proposto e per 5 anni non veniva fatto. Poi, casualmente, nel 2015, a un mese dalle elezioni, si fa monumenti a Pertu. Va bene, ci sta anche questo. Io vi dico una cosa, nel vedere quei bambini che ci illustravano il perché e il per come, chiedo scusa, di quel quadro, di quella chiesa, vederli sentire protagonisti dell'iniziativa, a me ha fatto molto piacere e mi ha fatto ancora di più capire dell'importanza del nostro patrimonio culturale, dei nostri beni archeologici, monumentali, della nostra storia e della nostra cultura e di quanto noi possiamo valorizzare. Sono veramente arrivato alla fine del tempo a mia disposizione. Come Giovanni, prima di me voglio lasciarvi con un appello. In questi giorni
parlando con tante persone, mi sono spesso sentito dire: io tifo per voi, siete la lista che ci dà più garanzie, siete la lista con più competenze, però non vi posso votare. Non vi posso votare perché ho un legame parentale con una persona di un'altra lista. Non vi posso lamentare perché ho un altro tipo di legame con altre persone. L'appello che voglio fare io è questo. Questo è il momento in cui questi legami possono essere spezzati. Questo è il momento in cui ciascuno di voi può sentirsi davvero libero. Perché è il voto che vi rende liberi. È in quel momento di intimità che ognuno di voi avrà domenica, in quei pochi minuti di intimità con la sua scheda elettorale e con la matita. Sarà quello il momento in cui ognuno di voi potrà dimostrare davvero di essere libero. Era l'appello che vi faccio, di sentirvi liberi e di votare con coscienza e soprattutto con consapevolezza. È l'appello che faccio, che votiate Obiettivo Ploaghe. Forza Ploaghe! Essere qui presenti nonostante la tarda ora. Proprio ieri, come ricordavano, si è svolto l'ultimo consiglio comunale nel quale abbiamo partecipato e i colleghi di una lista avversaria, già sicuri di avere la vittoria in tasca, avevano previsto che alle 23 ci fosse pioggia. Peccato. Previsione sbagliata, però non di molto, sapete. Perché la burrasca è prevista, ma per lunedì, e non sarà buona per voi. Avevamo un gran nemico da battere. Avevamo un gran nemico da battere. Si chiamava indifferenza. Ho detto avevamo, appunto, perché l'indifferenza è morta. Ovunque siamo andati abbiamo suscitato dibattito. C'è chi ci crede, c'è chi ci contesta. Ma non siamo stati indifferenti. Il coraggio ammazza l'indifferenza. I signori qui presenti ci avrebbero voluto qui, a casa, asserviti e accondiscendenti. Ora non più, ora si cambia. Io sono Pasquale Di Murtas, non vi tedierò oltremodo parlando della mia vita, della mia biografia. Però consentitemi innanzitutto di ringraziarvi per la splendida opportunità che 5 anni fa mi avete dato. È stata un'emozione straordinaria potervi rappresentare. Vi ringrazio tutti indistintamente. Sono qui, e non a differenza di altri che vi dicono abbiamo fatto, noi siamo. Io sono qui perché sono in debito con voi. Sono in debito per tutto ciò che ho avuto da Ploaghe come comunità. Sono figlio di ploaghesi che hanno vissuto qui a Ploaghe, hanno costruito la loro vita qui a Ploaghe. Sono figlio di un amore di due genitori che molti riputavano impossibile. E invece c'è stato il miracolo. È stato impossibile quando tutti dicevano impossibile per la mia famiglia, come per tante delle vostre, costruire un lavoro qui, avere un futuro qui. Ora purtroppo la situazione è differente. Si aggira nuovamente lo spettro della valigia di cartone che ci fa vedere i nostri coetanei emigrare, ci fa vedere tanti padri di famiglia perdere il lavoro, ci fanno vedere purtroppo la situazione di tanti lavoratori non pagati. E a questo punto io vi chiedo, la situazione ci presenta due possibilità: o stare zitti e accontentarsi, oppure assumersi la responsabilità di cambiare le cose. E questo impegno implica un sacrificio a partire da ora. Impegni e sacrifici che sicuramente saranno minori di quelli che dovremo affrontare se ci accanissimo ancora votando queste persone. È giunto il momento di cambiare, è giunto il momento di dire ora si cambia. Noi siamo consapevoli del fatto che davanti a noi ci sono le tracce di chi si è affidato, di chi ha deciso di vivere, di non sopravvivere, di vivere dentro le cose e non sopra le cose. Siamo qui perché abbiamo avuto il coraggio, nonostante molti ci vedessero già morti in partenza, di presentarci con una lista giovane. C'è una lista di giovani ragazzi che oggi avete ammirato durante il tour per il loro coraggio e che da questo lunedì inizierete a apprezzare per le loro competenze.
Giovanni, io credo di aver fatto qualcosa per Ploaghe, ma non sono qui per tessere le lodi di quello che ho fatto. Innanzitutto segniamo una prima differenza, noi ci siamo visti sempre. Molti sono spuntati adesso, in 5 anni non si sono mai visti. Ho portato avanti tanti progetti, da assessore alla cultura prima e da consigliere di minoranza poi. In un mondo politico dove si ha la sindrome dell'attaccamento alla persona, alla poltrona, dovrebbe farvi riflettere il gesto di chi ha pensato più al bene del paese che non alle proprie immagini. Era finita solo una responsabilità di governo, non la passione per le grandi storie, quelle che contano veramente, quelle che con voi si devono costruire qui ora. Da quel momento ho fatto tante cose, come dicevo, oltre 100 incontri culturali, hanno visto arrivare qui a Ploaghe tantissimi ospiti di fama nazionale e anche internazionale, da Luca Tenese, Maria Di Nolfi, Maddy Alan, Michela Murgia e tanti tanti altri talenti. Siamo stati il primo comune a presentare dopo Cagliari e Sassari Bella Maripora, bella la risposta di Mereo qui a costo zero con l'ospite loco, grazie alla possibilità che ci hanno dato gli sponsor locali di utilizzare le cose. Abbiamo portato avanti il progetto dopo scuola, il corso di alfabetizzazione informatica per gli anziani. Ho portato avanti il progetto teatrale da consigliere di minoranza, dove hanno partecipato tanti dei vostri figli. C'erano 40 figli per un mese, a coro gratis, e hanno avuto la possibilità di crescita. C'è stato un momento in cui dire sì a lavorare era importante. Era importante perché occorreva dare un segnale di cambiamento, una linea. C'è stato un momento in cui dire no, è troppo, io non ci sto a dare fiducia incondizionata a un capo, è stato decisivo e determinante. Poi andate a spiegare ai signori del bon ton che la domenica vanno a messa di giustificare quel vergognoso articolo sul giornale apparso contro mia moglie. Ditelo! Altro che casacca, io le casacche me le cambio tutte le mattine, a differenza di qualcuno magari. E le pago io con i miei soldi. Questa è nuova, oggi Benetton 30 euro ad esempio. Così la prossima volta tra 5 anni dice anche questo. Allora, cari concittadini, noi abbiamo costruito un programma semplice che ha tre linee guida: coraggio, semplicità e futuro. Non vi promettiamo l'impossibile perché sarebbe prendervi in giro, ma vi giuriamo che faremo l'impossibile per fare quello che oggi vi promettiamo. Partiremo dall'essenziale, da ciò che dovrebbe essere normalità, ridistribuzione degli incarichi in maniera equa, tutela dei posti di lavoro perché è un diritto e non una gentile concessione del sovrano. Passiamo gran parte della nostra vita a barattare a cose che sono importanti, cose che possono renderci felici. Il baratto è una logica commerciale, la gratuità è la logica dell'amore per la politica. Chi ama la politica dice che tu conti, chi non ama la politica ha sempre fatture compilate di ciò che tu devi rendere conto. E questa è la sostanziale differenza. Ripartiremo dai cittadini, da voi. Vi coinvolgeremo nelle scelte amministrative, quelle importanti, quelle che di impatto e che possono causare debiti oppure spese. Vi consiglieremo e vi chiederemo se è opportuno spendere soldi per una cosa anziché l'altra, le cose normali insomma. Cose normali che così non sono, l'autonomia scolastica, un tema che adesso avete sentito e risentito. È chiaro che a prescindere dagli schieramenti, di chi ci ha torto già ragione, una sconfitta per Ploaghe. È vero che molte scelte dipendono dall'altro, altro sono un frutto purtroppo di scelte sbagliate, fatte in loco. Però ciò che mi preme è che se io adesso vi dicessi lotteremo per avere l'autonomia scolastica, certo che lo faremo, ma nel momento in cui non fosse possibile ci adopereremo per far sì che i cittadini e i genitori abbiano comunque una scuola di livello. Non è normale che noi paghiamo le tasse, ad esempio anche l'addizionale IRPEF, che adesso è nella nostra busta paga, addizionale alla quale in Consiglio ci siamo opposti, a proposito di contenuto, perché bisogna ricordare che la lotta si fa contro la povertà, non contro i poveri. E oggi che prende 1.500 euro al mese è un povero. Ci siamo opposti, e non è normale che i genitori o gli insegnanti si quotino per comprare il sapone e la carta igienica, ma questa è la società che vogliamo. Un paese come Ploaghe, che è una cultura millenaria, cioè da Antonio Fais, De Media, Giovanni Spano, e siamo ridotti in questa situazione. Io ero assessore alla cultura, ma piuttosto che presentarmi oggi e dire quelle, scusate il termine, puttanate, ho preferito dimettermi, meglio vado a casa, è più dignitoso e continuo a lavorare come minoranza. E nonostante tutto,
anche se nessuno se ne è accorto, da oltre un anno e mezzo era stato nominato nuovo assessore alla cultura, che come l'asfalto nelle strade è saltato fuori il mese prima delle elezioni insieme alla giunta. Meglio così, per carità, perché ad un certo momento ho pensato che tra le bellezze antiche dei monumenti aperti ci fossero anche loro in esposizione, invece grazie a Dio erano ancora vivi e vegeti. La situazione, come vedete, non è delle migliori, ma abbiamo le proposte e soluzioni per proporre un cambiamento duraturo per Giovanni. Abbiamo fatto un tour in giro, 20 tappe, abbiamo incontrato tantissimi ploaghesi. Io avrei voluto che oggi a parlarvi qua ci fossero tanti di loro, per farvi sentire la loro dignità nell'andare avanti, anche con poco, anche con nulla. Dignità e coraggio che ci fanno vedere come le persone hanno un cuore, un'anima e non sono disposte a vendersi per nulla. Avrei voluto che fossero qui, ma purtroppo tocca a me l'onore di rappresentarle in questo momento e farvi sentire le loro testimonianze. Allora, con cercare i concittadini, ci sono due parole d'ordine: la prima è ritrovare passione, la seconda è riprovare a distinguersi e non aver paura di lasciare nessuno scontento. Se mi date un bicchiere d'acqua, che... Allora, cari concittadini, con franchezza occorre che ci poniamo tre domande. È questo il paese nel quale vogliamo vivere? Perché siamo qui, nonostante la tarda ora, a sentire un comizio? Ne vale veramente la pena? Con altrettanta franchezza noi vi diciamo: siamo qui perché pensiamo di avere le soluzioni per risolvere i problemi. Siamo qui perché questo è il paese nel quale vogliamo vivere, è qui che siamo nati, è qui che vogliamo continuare a costruire il nostro futuro. Siamo qui infatti per ricordarci che c'è un di più. C'è un di più che ci viene chiesto. È un di più che si fa sentire costantemente dentro di noi, ci dice: bussa, esci, perché costruisci il cambiamento, perché è giusto, perché ne vale la tua libertà. C'è un di più che ci dice che fidarsi di chi vi parla è l'unica possibilità che avete. Perché non è più il momento di seguire false rassicurazioni che mai hanno prodotto nulla. È un di più gratuito che tu scegli di dare senza nessuna costruzione. È quel di più che fa la differenza. C'è un di più oggi che ci dice che la politica va oltre l'andare in processione con l'abito da festa. E ci dice che la politica è spendersi, vivere, perché è giusto, perché è libertà. C'è un di più che ci dice che abbiamo una luce dentro e che non possiamo essere complici del buio che detestiamo. È come se la nostra libertà ad un certo momento venisse portata sull'orlo di un burrone e noi capissimo che il prossimo passo ci farà cadere o ci farà volare. Sono una domanda che ci interroga dentro, che è una domanda che provoca la nostra libertà e che aspetta solamente un vostro sì. Perché quando c'è un vostro sì, il prossimo salto non ci farà cadere nel vuoto, ma ci farà volare. E c'è un di più oggi. È contenuto in un messaggio che siamo pronti a recapitarvi. C'è una stagione per tutto e il cielo accorda il tempo per ogni scopo. Il tempo dell'immobilismo è finito. Ora si cambia e si fa sul serio. Questo è un grande momento. E dai grandi momenti derivano grandi opportunità. E questo è ciò che avrete stasera. Una possibilità. Se mi aveste detto un anno fa: Pasquale, lascia perdere, sono forti, probabilmente avrei annuito. Se mi aveste posto 6 mesi fa la stessa domanda, avrei detto sì, è probabile. Ma non oggi. Non questa volta. Questa volta l'abbiamo affrontati e riusciremo a batterli. Perché possiamo. Siamo i vostri figli, ci avete cresciuto, ci avete amato per la libertà, ci avete dato la possibilità di lavorare, di studiare, ci avete dato il credo di non venderci a nessun prezzo. Cosa pensavate, che dovessimo arrivare a 35 anni e stare a casa seduti nel divano a guardare il Grande Fratello? Probabilmente avrebbero voluto così, ma noi invece siamo qui perché voi avete sacrificato per noi e per vederci protagonisti in questa epoca.
I nostri coetanei sono ministri. Tony Blair ha 39 anni, era presidente dell'Inghilterra, Obama ha 42. E noi stiamo lì a discutere se a 35 anni o a 25 si possa fare il sindaco o l'assessore. Io non ho capito, forse siamo abituati ad avere i capelli bianchi in punto. E non è una questione anagrafica, per carità, ma questione di idee. Per anni ci hanno detto, è colpa della crisi, ma non ci sono soldi, ma non si può, è impossibile, palle, da oggi impossibile non è un vocabolo plaghese. Abbiamo visto determinate parti del programma che siamo riusciti a costruire tutti insieme, l'abbiamo lanciato anche noi come colleghi di Obiettivo Plurale, il progetto ora tocca a te per consultarci via mail e chiedervi i vostri pareri. Una delle problematiche più sentite dalla comunità, che è veramente una cosa vergognosa, è quella della mondezza. Innanzitutto ringraziamo gli operatori sociali, gli operatori ecologici per lo splendido lavoro che hanno. Ma dico io, è normale. In giro di 2 anni mi sono visto, parlo da genitore in questo caso, come fossi uno di voi, aumentare la mondezza da 150 a 300 euro e sono obbligato a tenermi la plastica e la carta 15-7 giorni una settimana. Ho il terrore di invitare qualcuno a casa a mangiare la pizza perché non so più dove mettere le cose. E allora sono stato a Firenze, nella civilissima Svizzera, in ogni città d'arte d'Italia esistono dei cassonetti. Cosa sembra? Non so se li avete mai visti, vi ricordate, c'erano anche a Proaga. Dei piccoli cassonetti delle aree verdi dove uno va, deposita il rifiuto e poi passano e lo ritirano. È la normalità. Cioè dobbiamo pagare un conto salato e ci obbligano a tenere la mondezza in casa, a costruirci una discarica. Ma è normale? Cioè questo è il paese che vogliamo? Io non ho capito. E allora, cari concittadini, coraggio. Noi siamo pronti. Ed essere pronti significa accorgersi che le cose accadano oggi e non in un futuro prossimo. Occorre capire che le cose accadono perché voi volete che accadano. Perché è giusto ed è giunto il momento di cambiare. I professori della penna rossa, quelli che pensano di avere la chiave della felicità altrui, non ci convincono più. Mentre aumentano le problematiche, quasi tutto va a rettoli, aumenta anche la loro sacenza nei nostri confronti. Ora non più, ora si cambia. Ora si cambia e vede le opportunità mentre gli altri vedono ostacoli. Ci dipingono un quadro terribile di proporzioni bibliche, manca solo l'invasione delle cavallette, che tutto è negativo. Loro vedono un mondo del pressappochismo mentre io vedo solo opportunità. In realtà questo quadro che ci dipingono ha uno scopo, è dirvi senza di noi non c'è soluzione, siamo i salvatori della patria, confidate in noi. Questa tela che ci buttano sopra è una tela che opprime il nostro entusiasmo. È entusiasmo che riposta nel cuore di ognuno di voi e che ci può far raggiungere traguardi che neanche immaginiamo. Ripartiremo dalle imprese locali, le partite IVA, il commercio. Abbiamo oltre 100 attività commerciali nel territorio e non ci siamo mai posti il problema di dire come state, di trovare una soluzione. Io veramente sono figlio di commercianti, ma vedo, lavoro in un settore di commercio e vi posso garantire che oggi chi ha il coraggio di aprire un'attività commerciale e chi la tiene aperta è un eroe a cui dare la medaglia. Un eroe! E grazie alla mozione del sottoscritto, anziché stare col braccio cancarato, come si dice in Francia, mi sono opposto e avevo proposto il ritiro nelle attività commerciali dei rifiuti. Vi ricordate come era prima, mi rivolgo ai commercianti, che bisognava andare lì in discarica a portarli? E beh, quella era una proposta che ho fatto ed è stata fatta. Certo non mi daranno mai merito, ma io, grazie a Dio, spero che vi arrivino lunedì, insomma. E allora, per concludere, perché poi avremo la possibilità di farvi conoscere anche altri candidati della nostra lista che hanno il desiderio e la volontà di presentarvi a voi, noi vi diciamo che ci siamo per voi, veramente. Noi siamo convinti che questa volta sia la battaglia giusta. Questo 31 maggio sarà una data storica, ma non sarà soltanto di vittoria, ma di affermazione, di costruzione del futuro. Questa volta abbiamo deciso di rivolgervi a voi cittadini, a voi che cercate la felicità, a voi che cercate e desiderate un mondo fondato sui diritti e sul merito.
voi che siete qui nonostante la tarda ora, nonostante i mille problemi. E questa è una gran bella cosa. E le cose belle a volte sono così, tanto belle da farci paura. Ma questa è l'unica strada che conosciamo, sta tutto nel di più. Di chi dice che i destini del mondo maturano in periferia. Di chi dice che tu conti, che tu devi fare, che tu devi dare. Io non vi prometto né ricchezze né soldi facili, ma vi giuro che se mai dovessi avere la gioia e la fortuna di essere il vostro sindaco, nessuno di voi verrà lasciato indietro. Io da solo non posso nulla, con voi posso tutto. C'è un di più, è dentro di voi, è qui, è ora, si cambia. Grazie. Perché penso che siete anche un po' stanchi. Devo dire che questa è stata una bella esperienza, però per alcuni aspetti mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché mi sono spesso scontrata con persone che hanno detto voi voto, cos'altro in cambio? Bene, il cambiamento deve iniziare da voi, da soli non ce la possiamo fare, noi siamo solo un vostro strumento. Bisogna liberarsi da certe concezioni per cui se ripuliscono la strada è un favore e non un diritto, se vi danno un documento in tempi celeri è un favore e non è un diritto, vi danno il lavoro è un favore e non un diritto. Bene, esistono solo i diritti e non i favori. Quindi io confido in voi e ci tenevo veramente a dirvi questa cosa perché credono i giovani, ho fiducia in loro e penso che ci possano aiutare in questo. E ringrazio tutti per essere qua, è arrivato il momento di passare ai fatti, quindi faccio a tutti un grosso in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. E passo la parola alla mia compagna Margherita. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui oggi a quest'ora, sono già le 11:20 quasi e siete tantissimi, siete veramente veramente tanti e quindi un ringraziamento va fatto a voi innanzitutto. Io sono qui stasera perché ho deciso che è importante ed è fondamentale la partecipazione. È importante che voi sappiate cosa noi abbiamo intenzione di fare. È importante il coinvolgimento di tutta la popolazione, nessuno escluso. Anche chi non ha il diritto di voto deve essere coinvolto, per capirci. Non voglio stare qui e annoiarvi illustrandovi le cose che non vanno bene in questo paese. Voglio fare una piccola metafora. La mia visione di Ploaghe oggi è quella di una casa un po' fatiscente, una casa che sta crollando, una casa col tetto e il pavimento rovinato, una casa in cui non funzionano le tubature, in cui l'energia elettrica arriva tardi, così come c'è poca acqua. È una casa un po' puzzolente, in cui però in un angolo, dentro una scatola, ci sono dei gioielli preziosi ricoperti di polvere, lasciati veramente in un angolo, abbandonati. Ecco, la mia idea è quella di salvare gli oggetti preziosi. La casa va bene così, anche se è maleodorante, anche se è difficile demolirla, cioè la gente è abituata a quella casa, dei ricordi in quella casa e quindi quella casa la vuole tenere tappandosi il naso, gli occhi, la bocca, le orecchie, facendo finta che vada tutto bene e non è così, è palese che non è così. Altri invece la vogliono abbellire, vogliono pulire quei gioielli, magari comprarne altri e appenderli, cercare di abbellirla, cercare di rattoppare i buchi, di aggiustare i numeri alla bene meglio, ma non è così che funziona. Dobbiamo raderla al suolo questa casa per ripartire e dobbiamo partire dalle cose semplici, dobbiamo partire dalle fondamenta, dobbiamo smetterla di pensare che
quella casa maleodorante sia veramente la nostra casa. Noi non abbiamo bisogno di una cosa del genere, noi ci meritiamo e ce lo meritiamo veramente una bella casa. Noi ci meritiamo che quei gioielli siano esposti, siano pubblici, siano sotto gli occhi di tutti. Noi ci meritiamo che quella casa venga valorizzata, noi ci meritiamo che quella casa sia alla portata di tutti. E per questo abbiamo bisogno della vostra partecipazione, noi da soli non lo possiamo fare. Noi abbiamo iniziato questa campagna elettorale già da presto, già da gennaio. Abbiamo iniziato con un'iniziativa, appunto. Ora tocca a te. E grazie a questa iniziativa vi abbiamo coinvolto per la costruzione del programma. Vi abbiamo permesso, ci avete permesso, di aprire gli orizzonti. Vi abbiamo permesso di collaborare e ci avete permesso di vedere cose che magari noi prima non avevamo notato. E questo per noi è veramente, veramente molto importante. In seguito abbiamo fatto partire il tour elettorale nel mese di maggio e questo ci ha dato la possibilità di incontrarvi in tutte le piazze, in tutte le vie di Ploane, cercando di dialogare con più persone possibili, cercando il dialogo con tutti, cercando di coinvolgervi tutti, perché il comune siamo noi. Il comune non deve più essere un impero dei pochi, non deve più essere le scelte che fanno i pochi senza guardare effettivamente quali sono i bisogni dei tanti, quali sono i bisogni del comune. È più noto che il nome della nostra lista e noi lo vogliamo fare con semplicità e coraggio, perché effettivamente ci vuole coraggio a demolire una casa. Ci vuole coraggio a togliersi la moletta dal naso e a togliersi la benda dagli occhi. Ci vuole coraggio a rispondere a quello che dice la gente. Ci vuole coraggio a stare faccia a faccia con la gente. Ma noi ce l'abbiamo. Noi abbiamo dimostrato sempre il nostro coraggio, il nostro impegno, la nostra onestà. Noi abbiamo sempre cercato la vostra partecipazione e quello che abbiamo intenzione di fare, se ce ne darete l'occasione, nei prossimi 5 anni. Noi abbiamo l'obiettivo di coinvolgervi tutti, veramente tutti. Abbiamo nel programma avanzato varie iniziative, anzi vari progetti, scusate, tra cui quello della banca dati con numeri di telefoni, che è un progetto che funziona molto bene nel comune di Ossi, in cui se per caso dovesse mancare l'acqua per quasi una settimana, almeno tutti i cittadini verrebbero avvertiti. E abbiamo intenzione anche di venire incontro ai problemi della gente, cioè ripetendo questo caso che purtroppo è avvenuto poco tempo fa. Vogliamo andare incontro alla gente come hanno fatto nel comune di Codrongianus, per esempio, con le autobotti piene d'acqua per rifornire i serbatoi delle case, delle persone che ne avevano bisogno, delle persone colpite da questa mancanza. Noi vogliamo essere presenti e vogliamo essere presenti con la nostra trasparenza. Noi dobbiamo far sì che il comune sia un palazzo di vetro in cui tutti e proprio tutti sappiano quanti soldi entrano, quanti ne escano e da dove entrano e dove vanno a finire. E noi lo possiamo fare solo con la vostra collaborazione. Il cambiamento parte da voi, è ora che si cambia. Ricordatevelo il 31 giugno, il 31 maggio. Un applauso. Il 31 giugno speriamo di essere al mondo. Intanto, continuando a ringraziarvi, volevo appunto fare magari un applauso a queste ragazze che hanno 22 anni e 32 Maria Luisa, che hanno avuto il coraggio di presentarsi qui. Avevo anche un altro aneddoto da raccontarvi e per concludere, perché poi è tardi, e giuro che vi lascerò andare. Però mentre noi oggi stiamo qui a parlare, c'è un nostro talento che ci sta rappresentando oltre Manica, direi. Ha una scuola civica di musica
dove c'era direttore il nostro amico qui e candidato Salvatore Sini, che tutti riconoscerete sicuramente per l'impegno profuso nel campo musicale a Poluaghe. Insieme col maestro Garofano hanno dato vita a una scuola civica poluaghese di musica, dove gli iscritti sono passati dai 13 di Schelios il gruppo a oltre 60 iscritti dall'inizio, fino ad arrivare anche a cifre più alte, dove hanno partecipato tanti dei vostri figli a costi sociali, a canoni bassi, e hanno potuto sperimentare i nuovi strumenti come la chitarra elettrica, la batteria e anche tutta una serie di strumenti classici. Ebbene, molto spesso sottovalutiamo tutti questi aspetti che possono sembrare semplici e banali, eppure da una scuola civica locale e dall'impegno di quest'uomo, soprattutto di tutti coloro i quali hanno collaborato nelle associazioni, è nato il talento che oggi è a Londra a dirigere un'orchestra. Quel ragazzo si chiama Leonardo Sini ed è figlio del nostro caro. Quindi vedete come a volte, anche con poco, anche con basta la buona volontà e credere a un progetto, non servono grandi cose, finanziare crediti, soldi, oppure promettere cose che non si possono fare. Noi questo non lo faremo, però vi assicuriamo che quando troveremo un talento andremo a promuoverlo, e quando molti talenti purtroppo non hanno la possibilità di eccedere e di emergere, andremo noi a cercarli, pescarli e dargli la possibilità di portare il lustro a Poluaghe e farli crescere liberamente. Io vi ringrazio nuovamente di cuore, spero che questo 31 maggio voi abbiate la possibilità di votare e di scegliere il cambiamento. Io non voglio persuadervi e dirvi votate Pasquale Di Murtas, potete insomma scegliere liberamente chiunque votate, ma fatelo perché la vostra coscienza vi dice che quello è il voto giusto, non per altri motivi. Grazie di cuore a tutti. Sobre esta celda es...